Tre arresti per altrettanti esattori del racket, danni del presidente di Confindustria Trapani. L'imprenditore ha denunciato ma ha anche ammesso di avere pagato per anni, prestato dalle minacce. I vertici di Confindustria dicono le denunce sono l'unica via possibile. Il governo regionale pensa ad una gestione diretta della formazione professionale sopprimendo la galassia di enti, molti dei quali finiti in numerose inchieste giudiziarie. Si indaga intanto sui 25 milioni di euro erogati allo IAL e scomparsi nel nulla. A Palermo, cittadini divisi sull'opportunità di coprire il ponteggio dei restauri del portico della cattedrale con il grande manifesto dello sponsor. Dalla curia e dalla sovrintendenza dicono tutto regolare e ben vengano i privati che finanziano il restauro. Dal 16 al 22 settembre Palermo ospiterà la Settimana delle Culture per lanciare la candidatura a capitale europea per il 2019, oltre 200 eventi in gran parte finanziati dai privati. Buongiorno e benvenuti dalla redazione del TG Med. Dunque, estorsione, tentata estorsione aggravata dalla modalità mafiosa ai danni del presidente di Confindustria di Trapani, Gregorio. Buongiorno. Con queste accuse gli agenti della squadra mobile hanno arrestato nella notte tre persone. I provvedimenti cautelari sono stati notificati a Mariano Asaro, 57 anni, esponente di spicco di Cosa Nostra trapanese, e ai sorvegliati speciali Gaspare Mulè, di 46 anni, e Fausto Pennolino, di 51. Tutti sono originari di Castellammare del Golfo, Buongiorno, che è un imprenditore dello stesso comune e che opera nel settore della raccolta dei rifiuti, ha dichiarato non solo che le richieste estorsive erano iniziate nel 2005 e sono andate avanti sino a pochi giorni fa, ma ha anche ammesso di avere pagato per diverso tempo. Una vicenda dunque complessa: da un lato tre arresti scaturiti dalla denuncia dell'imprenditore, dall'altro l'ammissione di essersi piegato al racket delle estorsioni. Una vicenda inoltre sulla quale oggi sono intervenuti proprio i vertici di Confindustria Sicilia, che adesso invitano alla prudenza e in ogni caso sottolineano come si debba partire dal risultato delle indagini, ovvero dagli arresti a seguito di una denuncia. Ma sentiamo il direttore generale di Confindustria Sicilia, Giovanni Catalano, l'intervista. Questa è una posizione che noi abbiamo assunto in tempi ormai, diciamo, a partire dal 2007, e quindi da lì non torniamo indietro, i nostri imprenditori associati non tornano indietro, quindi quella di oggi, la notizia che avete oggi sulla estorsione al presidente Buongiorno è soltanto una conferma di quella che è la posizione che Confindustria Sicilia intende assumere nei confronti di chi vuole opprimere le imprese che invece vogliono stare sul mercato e vogliono operare liberamente in questa regione. I giudici di Palermo hanno depositato le motivazioni della sentenza d'appello che ha condannato a 7 anni l'ex senatore del PDL Marcello Dell'Utri, imputato di concorso in associazione mafiosa. I magistrati che emisero il verdetto e che avevano fissato in 90 giorni il termine di deposito della motivazione avevano però chiesto e ottenuto dal presidente della Corte d'Appello Vincenzo Oliveri una proroga di altri 3 mesi per la particolare complessità del processo. Marcello Dell'Utri è stato condannato in primo grado a 9 anni di carcere, a 7 in secondo grado. La Cassazione poi aveva annullato con rinvio il verdetto, una decisione che portò dunque al secondo processo d'appello. Noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria, dopo. Il 1 gennaio è entrata in vigore la TARES, il nuovo tributo comunale dovuto anche per la gestione dei rifiuti. La TARES prende il posto della TARSU e comporta notevoli aumenti sulle cartelle esattoriali. Animica esegue tutte le procedure per l'adeguamento a normativa della tua azienda per farti ottenere un risparmio fino all'80%. Contattaci, un nostro consulente sarà a tua disposizione.
Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche, presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in Viale Regione Siciliana 2306. Per info www.rescaf.com. Beckers, la fattoria. Tutto buonissimo, tutto bellissimo. Antipasto caldo, pizza scelta e bibita, con animazione karaoke a sole 15 euro. La domenica, menù fisso a soli 20 euro, con incluso l'ingresso in piscina, contrada San Michele, Altavilla Milicia. Segui la segnaletica. Ciao, ho Vonita Antichità. Ricordati, io compro e pago in contanti. Dopo tutto quello che abbiamo comprato nella pubblicità precedente, possiamo vendere a prezzi straordinari. Per cui ricordati che fra comprare in contanti e dare la possibilità di poter vendere anche a rate, siamo l'unica forza nell'antiquariato. Veniteci a trovare. È una grande occasione. La Golden Cars è il punto di riferimento per Palermo e per tutta la Sicilia. Per tutti coloro che sono amanti delle belle auto. Cabrio, SUV, berline, Mercedes, BMW, Ferrari, Range Rover e tante altre. Ampio parco auto, con autovetture nuove e usate, delle migliori marche. Golden Cars, via Circonvallazione di Monreale, Palermo. Info line 091 668 8937. Non funziona il decoder. Centro del telecomando. Non si apre più il cancello. Centro del telecomando. Lo smartphone e il tablet ti sono caduti in acqua. Centro del telecomando. Si bloccano i tasti del climatizzatore. Centro del telecomando. Vuoi recuperare i dati del tuo cellulare? Centro del telecomando. Troppi telecomandi? Meglio uno solo più piccolo. Centro del telecomando. Da 50 anni, soluzioni veloci ed economiche. Riparazioni, duplicazioni, sostituzioni chiavi e radiocomandi anche codificati. Devi cambiare a vista e cover della chiave della tua auto? Semplice! Centro del telecomando. A Palermo, via Tommaso Gargallo 14, tra via Libertà e via Marchese di Villa Bianca. Info 091 30 29 40. Latte David, un brick, 83 centesimi. Melling omogenizzati di carne, 120 grammi, 1,99 euro. Mio latte, 12 brick, 9,90 euro. Pampers a sole e luna, 3,75 euro. Chicco bagno, shampoo 75 ml, 3,45 euro. Passeggino Chicco CT, 06, 49,90 euro. Lettino da campeggio Compact, 29,90 euro. Demma, abbiamo i prodotti per il tuo bambino, ai prezzi più bassi della città. Demma Sanitaria, via Eugenio Lemiro 5, via Zappalà 47, a Palermo. Infoline 091 21 48 83. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio. Via Partenna Mondello 39I, Palermo. Info 091 53 06 32. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Riprendiamo con la cronaca perché si indaga a Messina, dove ieri sera un uomo di 36 anni, Giovanni Zirilli, è stato ferito con due coltellate alla mano e al fianco durante una lite. La vittima è stata trasferita all'ospedale Piemonte, i medici gli hanno diagnosticato la perforazione di un polmone. Togliere l'affidamento della formazione professionale dalle mani dei privati è quello che il presidente della regione Crocetta starebbe valutando in questi giorni. Sentiamo.
Quello con Luyal non è che l'ultimo braccio di ferro tra il presidente della regione Crocette e alcuni soggetti della formazione. Da una parte c'è l'ente che si è visto revocare i fondi regionali, dall'altra il governatore che chiede di dimostrare in che modo sono state spese alcune sostanziose somme ricevute. In particolare sembra non esserci alcuna documentazione certa su 25 milioni di euro destinati agli stipendi dei lavoratori. Luyal deve dire con chiarezza, aggiunge Crocette, cosa ne ha fatto di quei soldi. Non basta in questo caso invocare il diritto dei lavoratori e la tutela del posto. In ogni caso il presidente della regione assicura che i dipendenti non resteranno senza stipendio. Ma i piani del governo regionale per la formazione sarebbero ben più ambiziosi. Più che parlare di riforma, sarebbe il caso di parlare di rifondazione complessiva del sistema. Un progetto che ancora non sarebbe ufficiale né tantomeno definitivo, ma che vedrebbe il governatore intenzionato a non affidare più la formazione professionale a enti privati. In tutto 250 in Sicilia che verrebbero così aboliti. In questa ipotesi dunque i lavoratori passerebbero a un'agenzia unica di formazione regionale che prenderebbe il loro posto. Beni per oltre 412.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania al titolare di una società di servizi. Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'imprenditore, in qualità di amministratore e legale rappresentante dell'azienda, non aveva rispettato gli obblighi di versamento per l'IVA del 2009. Gli accertamenti hanno permesso così di segnalare alla Procura l'esistenza di diversi conti correnti e depositi bancari riconducibili proprio agli indagati, nonché a un'automobile di grossa cilindrata. Tutti questi beni poi, come abbiamo detto, sono stati sequestrati. I carabinieri hanno arrestato per furto aggravato tre persone sorprese mentre rubavano cavi in rame da alcuni tombini in via Falcone e Borsellino a Villa Abate. Il furto ha anche causato lo spegnimento dell'illuminazione pubblica lungo la strada. Due degli arrestati sono minorenni, si tratta di un 14enne e di un 15enne, entrambi sono stati accompagnati al Malaspina di Palermo. Il terzo arrestato che vedete nella foto è un 48enne di Villa Abate, Salvatore Mazzola, che dopo la convalida del provvedimento è stato rimesso in libertà in attesa del processo. I militari, a conclusione del blitz, hanno recuperato e sequestrato 60 kg di cavi elettrici tranciati e 27 derivatori vitti di 10 kg, nonché attrezzi per lo scasso. E sempre a Palermo i carabinieri hanno arrestato per furto un tunisino di 52 anni. L'uomo è stato sorpreso a sottrarre clandestinamente energia elettrica con allacciamenti abusivi alla rete Enel. I tecnici dell'azienda hanno accertato che, nonostante dal 2000 fosse cessata la fornitura di energia elettrica per morosità, l'appartamento risultava essere regolarmente alimentato. L'Enel avrebbe subito un danno pari a circa 30.000 euro. Sta creando dibattito e polemiche sui social network l'immagine dell'enorme cartellone pubblicitario che campeggia su un ponteggio per lavori di restauro della cattedrale di Palermo. Il cartellone copre infatti parte della facciata principale del Duomo ed è stato affisso dallo sponsor dei lavori con il placet ovviamente della Curia, come ci spiega Luigi Perollo. Apriti cielo, c'è chi parla di oscenità e chi invece dice che i soldi degli sponsor servono a preservare i monumenti. L'assessore comunale alle attività produttive Di Marco, di concerto con il sindaco di Palermo Orlando, ha chiesto agli uffici competenti una urgente relazione di verifica sulla legittimità degli impianti pubblicitari realizzati sulla facciata della cattedrale, disponendo l'immediata revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate in violazione del regolamento comunale e prive del nulla osta della sovrintendenza. Proprio in questi giorni in cui siamo impegnati nel recupero del decoro di tutti i monumenti cittadini, dice anche l'assessore alla cultura Giambrone, è importante che non vi siano utilizzi non avallati dalle autorità competenti in materia di tutela dei beni monumentali. L'architetto Lina Bellanca della sovrintendenza di Palermo dice però: abbiamo autorizzato l'installazione del ponteggio nella cattedrale per salvaguardare il portico meridionale. Come si sa, il monumento aveva necessità di una ristrutturazione perché a causa delle infiltrazioni erano caduti frammenti della volta. La scelta di mettere lo sponsor è legittima, visto che la società ha deciso di finanziare le opere chiedendo di poter esporre il cartellone pubblicitario. Senza soldi non si canta messa, dice anche la sovrintendente di Palermo, Maria Elena Volpes, che rimarca di avere dato il permesso solo per il ponteggio. Ma dobbiamo superare, dice, l'atteggiamento snob di chi storce il naso davanti a queste iniziative. Abbiamo chiesto più volte
volte di avere soldi per ristrutturare il portico, ma soldi per questi lavori non ce ne sono, quindi ben vengano sponsor disposti a versare denaro per salvaguardare i monumenti. Ma sui social network ci si è spinti oltre, rispolverando le polemiche per i simboli LGBT proiettati sul portico della cattedrale durante il festino di Santa Rosalia, proponendo sondaggi sui prodotti consoni o meno consoni per stare davanti alla cattedrale e via dicendo. Certo non sarà un bel vedere, ma quanti monumenti di Palermo senza alcuna pubblicità sono orrendi perché vittime di un silenzioso degrado. E ovviamente non ci sono soltanto i pareri contrari, noi ne abbiamo raccolti oggi alcuni, sentiamoli nelle interviste. Io penso che bisogna incominciare a investire e a fare qualcosa per la nostra regione, quindi che ben vengano questi progetti. Sì, mi piace, sì. Che posso dire? Non parlo abbastanza italiano per parlare, però. Muy bello. Ma il portico della cattedrale stava cadendo a terra, quindi non vedo perché al posto di portare la distruzione a qualcosa che cade, almeno così si recupera e si cercherà nei prossimi anni in cui i turisti torneranno a Palermo a farsi una foto magari con un porticato che sia decente. Allora, secondo me avrebbero potuto evitare di farla così grande, però diciamo, fatto sta che sotto c'è comunque un'impalcatura. Quindi comunque va a coprire un pochino. Poi dico, per il resto non ci vedo nulla di così talmente problematico. Effettivamente c'entra poco con la cattedrale, perché una buona parte della facciata non la fa vedere. Un peccato. Beh, per spero i turisti. Che almeno contribuisca al mantenimento della struttura. Magari una pubblicità di qualcosa diciamo più inerente alla fede potrebbe essere più adatto, insomma, in un contesto sarà stato come uno questo. Sponsor magari, quindi speriamo che bene bene il restauro, almeno che serva a questo. Un turista tedesco di 78 anni è morto questa mattina in spiaggia a Mondello. L'incidente si è verificato nel lido dei vigili del fuoco. L'uomo, mentre si faceva un bagno, si è sentito male ed è stato soccorso dai bagnini che lo hanno portato a riva, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Parliamo adesso di viabilità, andiamo a Palermo in via Macheda perché dopo una serie di rinvii alla fine è scattata la chiusura parziale e i disagi a quanto pare non si sono fatti attendere. Sentiamo perché. Sono bastate poche ore per rendersi conto che la chiusura, per quanto parziale, di via Macheda avrà pesanti ripercussioni sul traffico in tutta la zona. Non che queste conseguenze fossero inaspettate, anzi, ma al banco di prova le ripercussioni sulla viabilità sono state forse ben più pesanti del previsto. Non si preannuncia dunque un mese facile per chi si troverà a dover attraversare il centro storico di Palermo. Almeno sulla carta, infatti, la scadenza dei lavori è prevista tra circa un mese, ma un eventuale rinvio resta sempre in agguato. E per quanto riguarda le deviazioni al traffico, la Polizia Municipale non esclude eventuali modifiche ai percorsi alternativi. La chiusura parziale della strada si è resa necessaria per poter intervenire su Collegio San Rocco, ovvero il palazzo che ospita la Facoltà di Scienze Politiche. Qualche settimana fa, il 19 agosto, l'antico palazzo era stato coinvolto nel crollo del tetto del terzo piano. Proprio per permettere lavori e per ridurre a zero il rischio degli automobilisti e dei pedoni, è stato deciso di chiudere il tratto di strada. Ovviamente però i cambiamenti non riguardano soltanto gli automobilisti, ma anche chi viaggia in autobus. I percorsi di diverse linee di trasporto pubblico infatti sono stati modificati. Insomma, la chiusura di via Macheda sembra non risparmiare proprio nessuno. Adesso c'è una pausa pubblicitaria, dopo. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio, via Partenna Mondello 39 I, Palermo, info 091 5306 32. Baker's, la fattoria. Tutto buonissimo, tutto bellissimo. Antipasto caldo, pizza scelta e bibita, con animazione karaoke a sole 15 euro. La domenica, menù fisso a soli 20 euro, con incluso l'ingresso in piscina. Contrada San Michele, Altavilla Milicia. Segui la segnaletica.
Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche, presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in Viale Regione Siciliana 2306. Per info www.rescaf.com. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. La Golden Cars è il punto di riferimento per Palermo e per tutta la Sicilia. Per tutti coloro che sono amanti delle belle auto. Cabrio, SUV, berline, Mercedes, BMW, Ferrari, Range Rover e tante altre. Ampio parco auto, con autovetture nuove e usate, delle migliori marche. Golden Cars, via Circonvallazione di Monreale, Palermo. Infoline 091 668 8937. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione. Tecnologia. Estetica. Benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Mobil Domus Arredi vi propone soluzioni attuali per arredare la vostra casa con l'intramontabile classico, il fascino dei mobili in stile, l'innovazione continua del moderno e contemporaneo. Da Mobil Domus vivrete la scoperta di esclusive cucine Mobil Turi, classiche e moderne e in differenti colori e finiture con soluzioni compositive su misura. La fantasia e la creatività delle camerette Spar Junior. Mobil Domus, corso di 1235 a Palermo, di fronte Ponte Ammiraglio. Perché hai scelto Auto Europa? Perché Auto Europa ti dà sempre di più, il miglior servizio al miglior prezzo e poi sono ovunque. Ok, mi hai convinto. Roma, Milano, Torino, Palermo, Catania, Pisa, Firenze, Venezia, Bologna, Napoli. Auto Europa è veramente ovunque. Servizio impeccabile, staff efficiente, tariffe imbattibili. Auto Europa, l'autonoleggio low cost. Ti vuoi allenare accanto ai giovani rosanero del Palermo? Iscriviti ai corsi della Polisportiva Calcio Sicilia. Con noi tuo figlio non imparerà solo i fondamentali di calcio seguito da istruttori federali, ma ad essere uno sportivo protagonista, come la formazione giovanissimi finalista della Pool Scudetto Nazionale. I corsi si svolgono nella nuovissima struttura del Centro Pisani, la più attrezzata della Sicilia, con un impianto di calcio a 11 e altri campi a 5, a 7 e a 8, tutti in erba d'ultima generazione. Calcio Sicilia, il futuro dei campioni in erba. Saranno quasi 200 gli eventi in programma dal 16 al 22 settembre per la Settimana delle Culture, ideata e promossa dal Comitato Insieme per Palermo, con la collaborazione dell'Assessorato alla Cultura del Comune e la partecipazione di decine di partner pubblici e privati a supporto della candidatura di Palermo a Capitale Europea della Cultura 2019. Sentiamo. L'inaugurazione avverrà domenica 15 alle 17 nella sala del cinema De Seta ai cantieri culturali della Zisa con un concerto della fanfara dei Carabinieri e della Corale San Sebastiano della Polizia Municipale insieme all'avvio contemporaneo di tutte le mostre ai cantieri. A fare da contorno alla manifestazione anche il cibo di strada in associazione con l'antica focacceria San Francesco. Fitto il programma degli eventi che quotidianamente verrà aggiornato. Oltre 12 mostre fotografiche, 28 mostre di pittura, 54 spettacoli, 28 visite guidate, ancora 13 convegni e tanto altro per un totale di quasi 200 eventi, di cui una cinquantina in programma ai cantieri culturali della Zisa. Il mosaico Palermo, fatto di tessere di colore e forma diverse, si manifesta in questa settimana che si deve
all'organizzazione e alla società civile, si deve all'iniziativa di Gabriella Raini Filipponi, di tanti che assieme con lei evidentemente hanno contribuito, a conferma, se ve ne fosse bisogno, che a Capitale Europea della Cultura nel 2019 non è candidata all'amministrazione comunale, è candidata alla città. Ecco, questa è la conferma che nel dossier Palermo, che presenteremo entro il 20 settembre alla severissima giuria internazionale che dovrà giudicarci, noi porteremo anche la tessera di questa settimana delle culture. La città ha risposto subito, pienamente e offrendo di tutto. I progetti sono tutti autofinanziati, questa è una cosa molto importante da dire e da sottolineare, perché non essendoci soldi, che si facciano dei programmi autofinanziati indubbiamente è un grande sforzo per la città. E dalla redazione del TG Med è tutto, adesso le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Sulla nostra regione ancora tempo con nuvolosità irregolare associata localmente a singoli fenomeni. Temperature minime in lieve diminuzione, in diminuzione anche i valori massimi. Venti dai quadranti meridionali o di direzione variabile, mari sostanzialmente poco mossi. Per la giornata di domani ancora tempo incerto con residua nuvolosità. Temperature stazionarie le minime, in lieve aumento le massime. Venti dai quadranti meridionali, mari poco mossi.